Mi ricordo ancora molto bene com'era la mia Elena quando era piccola. Già dal primo giorno era attenta, voleva muoversi e capire tutto. Ops, ma cos'è questo? Ogni bambino è così, sin dall'inizio hanno bisogno del nostro supporto in questo viaggio attraverso il mondo. E per darlo in maniera ottimale, le unioni sportive hanno sviluppato il programma Bambini in Movimento con tutti i sensi. Benvenuto a una nuova puntata di Bambini in Movimento. Oggi risponderemo alla domanda del perché abbia un senso incoraggiare l'istinto di movimento dei bambini, già nel primo anno di età. I bambini conquistano il mondo tramite il movimento e le percezioni dei sensi. Sono attivi sin dall'inizio, interessati e desiderosi di imparare. Il corso Bambini in Movimento con tutti i sensi accompagna e supporta i bambini e i loro genitori nelle singole fasi di sviluppo. I bambini nella vita quotidiana hanno bisogno di muoversi sufficientemente e proprio nel periodo tra 0 e 2 anni i genitori sono pieni di attenzioni e preoccupazione che non succeda nulla. E proprio per questo è necessario riflettere di quanto spazio libero necessita un bambino nella quotidianità. Questa è una domanda importante che non si risponde da sé. Nel corso i genitori imparano a conoscere una serie di esercizi che si possono fare sia a casa che nel gruppo. Con dei giochi, i movimenti e la stimolazione dei sensi si supporta l'innato istinto di movimento dei bambini. Oggi siamo ospiti in un gruppo di bambini in movimenti con tutti i sensi. Grazie di farci partecipare, mi è stato detto che è importante essere qui. Si imparano molte nuove idee, stimoli di gioco. I bambini imparano a conoscersi tra loro, una cosa che interessa molto anche le competenze sociali. E naturalmente qui anche le mamme possono scambiarsi le idee, quindi un buon motivo per essere qui. Perché i bambini si sentano bene, la stanza deve essere molto calda. I bambini durante l'ora di gioco hanno pochi vestiti addosso perché si devono muovere liberamente. Il programma del corso è molto orientato alla pratica. Il massaggio per bambini o le carezze con le canzoni si possono fare benissimo a casa. I diversi materiali danno sensazioni sensoriali completamente diverse sulla pelle dei bambini. Nel gioco delle bolle di sapone si scopre un nuovo materiale. In questo caso è necessaria la sicurezza da parte di mamma e papà. In un primo momento una bolla di sapone può suscitare quasi paura, ma già dopo il secondo tentativo si divertono molto a vedere scoppiare le bolle e soprattutto a toccare il sapone. Se si sta a guardare un po', si ha l'impressione che siano tutti incredibilmente felici e anche concentrati. Guardando questi piccolini, devo dire che mi viene davvero voglia di fare la docente del corso Bambini in Movimento con tutti i sensi. Il programma del corso è orientato alla pratica e contiene numerosi giochi di movimento adeguati allo sviluppo, canzoni ma anche informazioni generali sui singoli passi evolutivi dei bambini. La docente del corso ha la funzione di interlocutrice per i genitori. La cosa importante è anche lo scambio all'interno del gruppo. Il lavoro durante le ore del corso fatto con le mamme e i loro bambini diverte molto ed è stimolante. Ci divertiamo e ridiamo molto. Le premesse per diventare docente dei corsi Bambini in Movimento sono relativamente facili da seguire. Io ho fatto la formazione di docente del corso Bambini in Movimento presso la DTB, la Confederazione Tedesca dei Ginnasti. È suddiviso in due moduli, modulo 1 e 2. Si tratta dello sviluppo del movimento, di stimoli al gioco e al movimento nel primo e nel secondo anno di età. Nel mare ci sono gli squali e mi mangiano subito. I consigli che abbiamo indicato in questa puntata si possono fare facilmente a casa oppure provate a farlo insieme a tanti altri nelle società sportive. Tutte le informazioni sulla formazione come docente del corso e le offerte per il corso Bambini in Movimento con tutti i sensi si possono consultare nelle pagine dell'Unione Sportiva del Baden-Baden e della Svevia. Inoltre, coraggio uomini! Potete iscrivervi anche voi al corso con i piccoli, a prescindere da quale variante scegliate, se partecipare o preallenarsi. Vi auguro buon divertimento. Un saluto da parte nostra e ci vediamo alla prossima puntata di Bambini in Movimento.